Continua il momento no del notaresco che al Savini in camera la seconda sconfitta consecutiva e per la seconda volta in stagione esce fuori dalla zona playoff. Passa il Forlì che al contrario conquista tre punti preziosi in chiave salvezza e spezza un digiuno di successi esterni che durava dal 16 gennaio quando i biancorossi vinsero sempre in Abruzzo a Pineto. Per la compagine del presidente Di Giovanni prosegue anche l'astinenza in fase d'attacco, con il gol che manca da quasi 400 minuti. Rispetto alle ultime uscite, mister Cudini cambia un po' le carte in tavola, tornano tra i titolari Mozzoni, Blando e Cancelli, mentre tra gli ospiti è out il solo Ferrario. L'inizio di gara è frizzante, anche se non si registrano particolari emozioni da notare sul taccuino. Al 26esimo però arriva la svolta con il direttore di gara Casalini di Pontedera che assegna un rigore per contatto in area tra Candellori e Cortesi. Dagli 11 metri l'ex Teramo Ambrosini è freddo e spiazza Monti portando in vantaggio i romagnoli. 15esimo centro stagionale per il bomber marchigiano, sesto rigore a sfavore per i rossoblù che si riversano subito in avanti e dal 31esimo sfiorano il pari. Mordenti respinge male uno spiovente su calcio di punizione, Moretti ci prova al volo, la palla lambisce il palo e finisce sul fondo. La squadra di Cudini prova a spingere, ma la difesa biancorossa respinge ogni assalto fino all'intervallo. Al rientro dagli spogliatoi il notaresco va vicino subito al pari, al terzo, sugli sviluppi di un angolo, ma la testata di Dalmazzi sfiora solo il palo alla destra di Mordenti. Al 14esimo invece è Minella, sempre di testa, a mettere in ansia la difesa romagnola, palla sull'esterno della rete. La veemenza e la carica dei padroni di casa vengono fiaccati però dalla pessima direzione arbitrale di Casalini di Pontedera che al 24esimo espelle per una sbracciata vicino alla linea laterale Capitan Mozzoni. In inferiorità numerica i rossoblù subiscono il contraccolpo e poco più di un minuto dopo arriva il raddoppio forlivese sempre con Ambrosini che mette dentro da pochi passi dopo un assist del neoentrato Cenci. Allo scoccare della mezz'ora comunque il notaresco prova ancora la sortita offensiva e Salvatori sugli sviluppi di un angolo vede strozzato l'urlo di gioia con un difensore ospite che salva a pochi passi dalla linea di porta. Proprio un attimo prima del triplice fischio, in pieno recupero Mordenti nega la gioia della rete a Bontà che di testa era andato a colpo sicuro e questa l'ultima emozione del confronto, poi c'è lo spazio solo per la gioia del Forlì.